se arrivo io si quello che fa rientrare, se era sinistro se poteva rientrare. Quindi può essere fare e basta, perché tanto se dentro non fa. Oggi ho visto una squadra che assomiglia molto al mio modo di intendere il calcio e questo va fatto un applauso ai ragazzi che, me l'ho detto prima, da inizio anno hanno sbagliato un allenamento, ok? E li ho ripresi pesantemente per quell'allenamento che ha sbagliato. Il resto, come atteggiamento, voglia, partecipazione, sono stati perfetti. È l'unico modo per arrivare ai risultati. Il lavoro porta a queste cose qui. Oggi la prestazione contro una squadra che io ho grande rispetto di questo Giorgione qua, perché è una squadra che sa fare benissimo quel modulo lì in tutte e due le fasi del gioco, e noi abbiamo fatto una gran partita, una grandissima partita a tutti e due i tempi. Poi le occasioni si sono arrivate più il secondo, però io voglio anche in fase di non possesso, nelle transizioni, noi siamo stati veramente veramente bravi. Peccato forse che magari si poteva provare a concretizzare qualcosa in più in modo da non rischiare fino alla fine. Abbiamo fatto, è vero che abbiamo fatto molte occasioni da gol secondo tempo o potenziali occasioni da gol, ma è anche vero che non abbiamo mai subito, non ricordo una parata del mio portiere, abbiamo fatto un bel possesso, sono soddisfatissimo, devo dire la verità. Oggi, ma parlavo con il presidente, con i miei dirigenti, li trovo veramente bene, in settimana li ho trovati bene e il risultato della settimana è alla domenica, ce lo ritroviamo alla domenica, ci alleniamo bene, faremo bene la domenica, ci alleniamo male, si perde. E questo deve essere veramente il nostro comune denominatore, l'allenamento, il lavoro fatto bene. All'inizio, prima giornata di campionato, ho fatto un gol del genere e poi sono rimasto un pochino a secco. Quindi no, sono contento di aver fatto gol, però guardo anche il lato magari un po' più negativo. Mi dispiace di aver sbagliato un altro gol, quindi ripartiamo e mercoledì sicuramente c'è un'altra partita. Quindi lavoriamo per tornare comunque a dare continuità sia a me che al gol che alla squadra, e diamo continuità alle vittorie, sicuramente sarà importante. Il tuo impegno comunque ha creato un feeling con i tifosi simpatizzano insomma per Ferrari. Sì, no, infatti quello è comunque, penso che sia un'arma importante, perché l'impegno non deve mai mancare, e adesso sicuramente è un momento che fisicamente sto bene, quindi non mancherà né adesso né nelle prossime partite. Mestre, sotto la pioggia, forza me.